Benvenuti a Business Planet, siamo a Bruxelles con il cofondatore di Molenghik, un centro di formazione sulle tecnologie digitali, Ibrahim Oussari. Qual è il tuo obiettivo? La missione di Molenghik è rendere la tecnologia, l'imprenditorialità e l'innovazione accessibili a tutti. Non importa quale sia la vostra carriera accademica o se possedete un diploma, l'importante è essere un imprenditore e avere progetti. Ok, scopriamo questi imprenditori. Charles è uno studente di legge. Lui e altri due suoi amici hanno creato questa piattaforma online per fornire consulenze freelance agli studenti e alle aziende. Le società pubblicano qui i loro annunci in vari settori come IT, marketing, comunicazione per trovare i ragazzi giusti e disposti a svolgere questi ruoli. Stiamo aiutando gli studenti a diventare imprenditori, a sviluppare la loro competenza grazie a formazioni, a cercare un posto dove sviluppare i loro progetti, qui a Molenbeek. Charles ha avviato la sua azienda 5 mesi fa, ha già iniziato a guadagnare molto bene, aiutato anche dai brainstorming, ampliando così la sua rete di imprenditori. Ma questo ragazzo non è l'unico esempio. Fondata nel 2015, Molenghik ha più di 200 persone nella sua community, insieme a 15 progetti in corso e 4 aziende. Charles, quali sono i tuoi progetti? Abbiamo 400 studenti, 25 aziende ed entro la fine dell'anno arriveremo ad avere 3.000 studenti e 400 clienti. E perché l'idea di un incubatore? Tutto nasce dalla mia esperienza. Ho smesso di andare a scuola a 13 anni, a 20 mi sono interessato al settore informatico. Il mondo della tecnologia mi ha sempre dato molte opportunità. Ho 4 società e 20 dipendenti ed è quello che voglio condividere con gli altri. Molenghik accoglie tutti coloro che hanno la passione di migliorare le proprie competenze elettroniche alla scuola di codifica. Le formazioni sono gratis, ecco perché questa startup ha rapidamente attirato l'attenzione ricevendo il supporto del governo belga e di molti giganti dell'industria come Google e Samsung. Lavorano anche su nuovi progetti insieme alla Commissione europea. E qual è il vostro prossimo obiettivo? Il prossimo step è quello di crescere con la scuola di codifica. Abbiamo una grande richiesta e vogliamo soddisfare le esigenze di tutti. Un altro progetto è quello di creare un fondo di investimento base. Per avviare Molenghik è stato molto difficile trovare fondi di avviamento per coloro che non avevano un diploma. Grazie Ibrahim. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito euronews.com. Alla prossima puntata.